Adesso dovrebbe essere, credo, tutto a posto. Aspetto che mi diate un segnale. Il mio setting è tutto corretto, quindi vi chiedo solo di pazientare un attimo. Ok. Il bello della diretta. Allora, prima di incominciare, buon pomeriggio. Io purtroppo non vedo i nomi, vedo solo Facebook user, per cui non potrò chiamarvi per nome. Buongiorno a tutti voi, si sente, questa è una buona cosa. Allora, innanzitutto, anche per rendere un po' subito interattiva la cosa, vedete che c'è siamo dietro uno scenario, una scenografia neutra. Perché io faccio sempre così. Io sono un coach quando lavoro con le persone che si rivolgono a me per migliorare la loro vita, il loro business. Quando non lavoro di persone, lavoro con questi mezzi, voglio che ci sia la massima attenzione su quello che facciamo. Quindi questa è la ragione per la quale tu ti trovi una scenografia neutra, proprio perché voglio relazionarmi con voi tutti, in modo più efficace possibile. Quindi vi chiedo, prima di incominciare proprio per entrare nel vivo della lezione, come state vivendo questo momento di cambiamento? Che è un cambiamento bello importante, quello che io definisco il cambiamento tsunami, no? Che arriva improvviso e se non sai cavalcare l'onda, diventa difficile, no? Perché poi è un cambiamento che ha avuto tanti impatti in tante sfere nella vita di ognuno di noi. Quindi avete voglia intanto di scrivermi qualcosetta nella chat, in modo che poi dopo andremo poi nei momenti che ho pensato all'interno di questa lezione, andremo poi a sviscerare un pochettino i vostri commenti. Se ci saranno appunto delle domande, come io credo siano assolutamente interessanti, potremo poi sviscerare in modo da condividere la riflessione che riguarda una persona un po' a tutti. Ok? Allora, parleremo di cambiamento. Parleremo di cambiamento. Come vedi, c'è scritto come superare la paura del cambiamento, perché tendenzialmente la maggior parte delle persone vivono il cambiamento con paura. Non riescono a vedere quelle che sono invece le grandi opportunità che ci sono nel cambiamento. Però di questo, ripeto, ne parleremo. Abbiamo cinque incontri, guarderemo tutti i vari aspetti che il cambiamento ha dentro di sé, ma soprattutto sposteremo il nostro focus da del cambiamento. Per prima cosa voglio condividere con te quello che sarà un po' la struttura del corso. A me piace definirlo un percorso. Ti voglio subito dire che il mio obiettivo non è quello di intrattenerti. Non faccio spettacolo. Sono un coach, il mio obiettivo è quello di trasferirti non tanto delle informazioni che poi vanno nel cassetto e delle quali tu poi non puoi averne, non puoi, non le puoi utilizzare, ma trasferirti delle abilità, trasferirti dei concetti, trasferirti delle strategie, per cui hai visto, utilizzerò anche delle slide, perché voglio fare un lavoro profondo. Tu in questo momento mi stai ascoltando. E mi stai vedendo, ma in realtà c'è tutta una parte inconscia che è lì, sempre all'opera, e mi piacerebbe incominciare un po' a comunicare con lei, in modo tale che tu possa utilizzare tutte le strategie, tutti i suggerimenti, tutti i concetti che io ti trasferirò, in modo da migliorare veramente la tua vita, perché credimi, è proprio così. Devi vedere questo percorso come un pianale inclinato. Partiremo lenti. E man mano che andremo avanti nel corso delle lezioni andremo sempre più veloci. Quindi
Se oggi vedi tanti contenuti, ma ti sembra di non muovere un passo, credimi, non è così, perché già nei prossimi giorni quello che vedrai smuoverà un sacco di cose dentro di te. Come hai visto, io spesso uso il tu, è la seconda persona singolare. Perché? Perché siete in tanti, ma mi piace pensare che sto parlando proprio con te. E quindi utilizzerò, non è una forma di non rispetto, ma è una forma che mi serve per essere più efficace. L'adotto anche quando mi sono trovato, l'ho adottata anche quando mi sono trovato in aule con 400-500 persone. È il modo più semplice, più diretto per andare diretto alla persona che ti sta ascoltando. Definiamo solo qualche regola di ingaggio. Vi invito a partecipare, a scrivere le vostre riflessioni. Perché più voi scrivete, più io riesco a darvi, io voglio darvi molto, però non posso entrare nella vostra testa e immaginare che cosa pensate. Per cui la cosa migliore è proprio che voi mi scriviate. Se per caso, per una qualunque ragione, io non dovessi rispondervi, qui sotto, vedete che sta scorrendo, c'è la mia mail, c'è il mio sito e la mia mail. Mi scuso già in anticipo, se per caso non riuscissi a rispondere a ognuno di voi, per piacere, vi prego, scrivetemi. Quella è una mail che vedono tante persone, è tutto il mio staff, ma sarò io personalmente a rispondere e a risponderti. Quello che ti chiedo è che magari ti risponderò il giorno dopo, perché come te sono tanto impegnato e quindi. Proprio perché voglio dedicare del tempo e tanta attenzione a rispondere a tutti gli studenti di questa bellissima iniziativa di Lux, ideata dalla mia cara amica Anna e da Stefano Valentini, so che anche lui mi sta ascoltando, vi risponderò personalmente. Quindi, ripeto, repetita iuvant sempre. Se non vi rispondo, scrivetemi e quindi sarà mia premura poi risponderti personalmente. Bene, allora. I saluti e le regole di ingaggio. Ha portato in sé, come sempre, come spesso accade, un grande impatto emotivo. Provate a pensare, viene comunicato il lockdown, tutti, 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 una grande generalizzazione, ma moltissime persone sono andate a fare la spesa e a comprare di tutto come se fosse la fine del mondo. Però sapete, una delle cose che è stata venduta in massa per prima, qual è? La carta igienica. E questo fa pensare, almeno a me fa pensare, a quella parte più antica di noi, la sopravvivenza. È andato a toccare, questo cambiamento è andato a toccare dei punti molto, molto delicati. Quindi scopriremo anche come, nel proseguo delle lezioni, come l'emotività ha un impatto enorme nelle fasi di cambiamento. Posizione, così. Ti faccio una domanda. Quando è che una vipera è pericolosa? Io sono di Aosta, sono nato ad Aosta, però vivo tanto a Milano, lavoro all'estero.
sostanzialmente un montanaro. Infatti, quando vado in azienda dico: allora, per attecchire amicizia lunga, io sono uno abituato a parlare con gli stambecchi e le marmotte, quindi non aspettatevi molto da me, però sono efficace. Allora, per tornare a noi, quando è che una vipera è pericolosa? Tendenzialmente le risposte che mi vengono date sono quando morde, quando è nella fase dell'accoppiamento, quando hai i suoi viperini, e sono tutte delle domande, delle risposte assolutamente utili. Ma in realtà quello che è assolutamente fondamentale è capire che la vipera è pericolosa quando non si sente. Scusate un attimo, dico, ho detto quando non si sente perché c'è Enrico Ballantini che mi sta chiamando e quindi, essendo in famiglia, io gli rispondo. Allora, adesso ho messo giù, lo richiamo e sentiamo che cosa mi dice. Sono con voi in diretta, eh? Il bel da dire. Ah, ok, perfetto, 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 perfetto. Grazie, grazie. Allora, mi è stato detto che quando metto le foto va via il mio audio. Vi devo dire che BeLive è la prima volta che la uso, quindi cercherò di ottimizzare questa sensazione. Okay. Allora, tornando a quando è che la vipera è pericolosa? La vipera è pericolosa quando non la vedi. Quindi è molto 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 importante che quando uno affronta un momento di cambiamento, è molto molto importante che si renda conto che sta vivendo un momento di cambiamento. Perché molto spesso noi tendiamo a affrontare il cambiamento senza rendercene conto e soprattutto facendo sempre le stesse cose. Quindi, come vedete in questa slide, non sono le specie più forti che sopravvivono meglio al cambiamento, ma sono quelle che si sanno adattare di più. Quindi vedete la zanzara e il dinosauro. Le zanzare sono ancora qua, che ci disturbano, che ci rompono le scatole, e sono abilissime ad affrontare il cambiamento, perché basta che passi un pochettino di tempo, utilizzi determinati prodotti per allontanarle e loro continuano a modificarsi nel tempo. Quindi molto 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 importante. Volevo farvi, scusatemi, ma devo adattare la mia presentazione a quello che è il fatto che non si sente l'audio. Allora, quindi prima cosa che vi ho detto, la consapevolezza. Seconda cosa è la flessibilità. Quindi impariamo proprio questa metafora della zanzara per adattarci al cambiamento. Allora, altro aspetto molto molto importante è questo, cioè che dietro a un cambiamento c'è sempre il progresso. Anche quando noi pensiamo che il cambiamento non vada nella direzione voluta, nella realtà il cambiamento, se si sa gestirlo, porta sempre il progresso. Perché? Perché una fase di cambiamento ci dà delle nuove opportunità. Per cui, come vedi nella seconda fase, e qua si legge poco, nella fase dell'adattamento, che cosa succede? Che scopriamo nuove opzioni, scopriamo nuove opportunità. E questo è il bello del cambiamento. Certo, se tu lo subisci, tutta questa parte non ce l'hai, ma se hai gli strumenti e nel corso di queste lezioni li avrai, riuscire ad adattarsi bene permette di cavalcare il cambiamento. La terza fase, eccola qua, la terza fase è l'evoluzione, perché a questo punto tu hai trovato nuove opzioni,
hai trovato una resilienza maggiore e sei pronto a evolverti in modo veramente deciso, veramente deciso. E poi l'ultimo passaggio è il passaggio dell'efficienza. Quando tu riesci a portare al massimo il tuo motore del cambiamento e riesci a ottenere il meglio. Questo può accadere nelle relazioni, può accadere anche nel lavoro. Provate a pensare a una persona, magari è in una relazione che non lo soddisfa, decide di cambiare, magari si apre a una nuova soluzione, a una nuova relazione. Magari prima di aver fatto questo si prende un momento per cercare di capire, lo vedremo dopo, che cosa magari poteva fare di diverso, quali sono i diamanti dell'esperienza da utilizzare nel futuro, e poi conosce la nuova persona ed ecco che incomincia poi a ottimizzare tutto. Se uno vede ogni passaggio, ogni cambiamento come un punto di arrivo, beh, questo è un problema, perché in realtà dietro a ogni cambiamento il cambiamento è sempre assolutamente un punto di partenza. Ricordati sempre che se pensi di risolvere il problema e affrontare il cambiamento con la stessa mentalità con la quale il problema si è creato, diventa veramente, veramente, veramente difficile. Allora, vi voglio far vedere, adesso devo inventarmi per dire come, perché purtroppo l'audio non ci sarà, vi faccio vedere un video che è molto interessante, molto, molto carino, sul cambiamento e sull'evoluzione. Non si sentirà l'audio, però ce lo godiamo lo stesso. L'evoluzione di un ufficio. Bella evoluzione del nostro ufficio, eh? Come è cambiato tutto molto molto velocemente. E magari quando lo vivevamo nel presente era un po' complicato, perché avete visto, è scomparso praticamente tutto. C'erano delle foto, un archivio, poi se ricordo bene c'era la macchina fotografica, la calcolatrice, il giornale, la macchina da scrivere, il fax che ho già detto. E oggi è tutto qui. Quindi il cambiamento, se lo si sa gestire, porta sempre a una bella evoluzione. Però per poterlo gestire bene, io dico sempre per cavalcare l'onda del cambiamento, sono necessari dei passaggi. Uno è questo. È molto importante imparare per cambiare e poi successivamente migliorare. Te la faccio vedere bene in modo tale che. Ok, imparare e cambiare. Cioè, prima della fase del cambiamento è necessario fermarsi un attimo. È necessario analizzare, guardare, capire la situazione che ti ha portato a vedere quel cambiamento e a vivere quel cambiamento. L'analisi io consiglio sempre di farla senza giudicare, sia che si tratti di un cambiamento di lavoro, sia che si tratti di un cambiamento nell'ambito delle relazioni. Osserva il cambiamento senza giudicare, guarda indietro e cerca di capire come sei arrivato a quel punto lì. Perché dico analizzare senza giudicare? Se io punto il dito verso di te,
Ho un dito che punta verso di te e sei, tre dita che puntano verso di me. Quindi se io mi concentro su di te, perdo tutto quello che ho fatto io. Perdo tutto quello, il mio comportamento, il mio atteggiamento, le mie credenze, il mio sistema di valori, il mio linguaggio, tutto quello che ho fatto e che mi ha portato a questo cambiamento. Quindi ecco perché dico di non giudicare, devi osservare senza giudicare. E poi in modo molto neutro devi semplicemente capire che cosa ha funzionato fino a quel momento e che cosa non ha funzionato fino a quel momento. Io dico sempre, si tratta di tirare fuori o elicitare quelle che si chiamano le lezioni imparate. Perché vedi, molto spesso le persone si rivolgono a me perché vogliono ottenere un risultato diverso, ma sperano di ottenerlo facendo sempre le stesse cose. Questa è una frase che abbiamo sentito tutti. Eppure, quando la cosa tocca a noi, ci dimentichiamo di quello che sappiamo. E questa è una cosa che ti devi ricordare bene, che non è importante quello che sai, ma quello che fai con quello che sai. Quindi applicale tutte queste cose perché non è importante solo saperle, ma bisogna soprattutto anche applicarle. Quindi imparare, cambiare per migliorare. Quindi è importante smettere di fare magari ciò che non ha funzionato. Ti faccio un esempio. Questo capita tantissimo nelle relazioni. Ed io ti faccio esempio sulle relazioni, perché io lavoro in azienda, però tendenzialmente le tematiche che possono interessarti credo che possono essere lavoro, relazioni, sono queste le dinamiche. Quindi ti farò degli esempi più mirati a queste aree. Una persona ha una relazione, la relazione finisce e poi ne inizia un'altra e non va bene neanche quella. Poi magari ne inizia un'altra. E non riesce a trovare pace, non riesce a trovare soddisfazione. Io vado a farmi tagliare i capelli quando posso dalla mia parrucchiera e quello che sento è: ma possibile che, te la dico come la sento, quindi mi prendo responsabilità, è possibile che tutti gli sfigati capitino a me? È possibile che tutte quelle sbagliate capitino a me? E non è che capitano a te, è che probabilmente anche tu hai un atteggiamento, un modo di fare, un modo di vivere la relazione che se non lo cambi ti darà poi sempre gli stessi risultati. Io ricordo persone che sono venute da me dicendomi: ma è possibile che io trovo dei compagni che magari alzano sempre le mani? Sì, perché magari se pur di farti accettare sei disposta a farti fare qualunque cosa, è probabile che un po' quel tipo di persona ti arrivi, eh? Quindi è molto importante imparare, cambiare per migliorare. Allora, mi fermerei un attimo, se per voi va bene, e cercherei di capire un po' quelli che sono i vostri messaggi. Devo scorrere la chat, quindi se mi date un secondo. Allora, il problema della carta igienica. Devo sempre avere la scorta. Certo, è un problema, è un problema. Allora, la chat si è bloccata. Qualcuno dice: sono un po' stufa di stare in casa, però ho vissuto il mio appartamento, ho fatto tanti lavori, ho pensato tanto. Ecco, vedete, be bella questa riflessione, ho pensato tanto. Qui le persone si dividono in due categorie, quelle che stanno subendo questo momento e sono concentrate sul fuori, e tendenzialmente queste sono le persone che più o meno passano il loro tempo o guardando i social con tutte le fake che ci sono dentro, le fake news che ci sono dentro, e poi incominciano la loro giornata guardando TG1, TG2, TG3. Adesso l'ordine esatto non lo so. Poi passano su Rete4. Chiaramente non vogliono guardare se Canale 5 dice qualcosa di diverso. Guardiamo per sicurezza se i dati su Italia 1 sono diversi ancora, se gli altri non ci hanno raccontato delle scatole.
per sicurezza guardiamo la 7. E quindi hanno un infobombing di informazioni negative e alla fine lo subiscono questo cambiamento. E si riempiono il cervello di spazzatura. Ci sono persone, come l'amica o l'amico che mi ha scritto, e che invece stanno utilizzando questo momento per ottimizzare invece questo momento, e fra un po' più o meno terminerà, tra virgolette, quindi prestate sempre molta attenzione. Ve lo dico, io faccio parte, tra le varie cose, faccio anche parte del 118 in ambulanza, non abbassiamo la guardia, perché è veramente, bisognerà stare molto molto attenti, perché è la capacità delle persone di dimenticare in fretta. Allora andiamo avanti, vediamo un po' cosa mi scrivete. Vediamo un attimo, questa chat è lentissima. Vediamo se pian pianino si sblocca. Ecco, sta cominciando ad arrivare. Ok. Bellissima. Scusi, ma lei è convinta che le persone cambino, siano disposte a riadattarsi, a cambiare? Allora, nessuno di noi può sapere se una persona è disponibile a cambiare. Quello che so è che se una persona non è disposta a cambiare, e io devo vivere con questa persona, se non cambia lei, devo cambiare per forza io. Non c'è nessun'altra possibilità. Vedi, io dico sempre questo, no? Quando noi affrontiamo un cambiamento, quando affrontiamo delle situazioni, dobbiamo porci delle domande. La situazione che io sto affrontando è una situazione che io posso in qualche modo controllare? È una situazione che io posso in qualche modo influenzare? Quando la risposta è no, quindi non posso cambiare, non posso influenzare, l'unica cosa che si può fare è cambiare noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare. Perché se noi ci mettiamo in attesa che gli altri cambino, è un problema. Perché se poi gli altri non cambiano, la nostra situazione non potrà essere stantia, negativa, e quindi non sarà un bene per noi. Allora, la chat mi si è bloccata, non riesco a scorrere, quindi vado avanti e intanto ogni tanto cercherò di capire come mai questa chat si è bloccata. Allora, andiamo su questa slide. Eccoci qua. La parola cambiamento, devi sapere che è una delle parole più usate. Se tu ascolti la televisione, la parola cambiamento è la parola più usata. È la parola assolutamente più usata in azienda. E lo stesso se senti la televisione, la parola cambiamento è tra le più utilizzate, tra le più usate. Quindi va merito ad Anna e a Stefano, che hanno deciso di mettere questo argomento all'interno di Lux, perché è veramente un argomento molto, molto, molto importante. Un aspetto che è particolare, quando le persone affrontano un momento di cambiamento, si concentrano su quel momento che stanno vivendo. Però in realtà, come puoi vedere da questa slide, il cambiamento non è un evento, il cambiamento è un processo. Te la faccio vedere bene. Il cambiamento è un processo. Ti faccio un esempio. Non andiamo tanto distanti. Guardiamo che cosa sta accadendo a noi in questi giorni. È successo un primo momento, quindi è successo il momento in cui è venuto fuori che c'erano i primi contagiati, quindi c'è stato un momento
del lockdown. Quindi chiudiamo tutto. Quel cambiamento ha innescato altri cambiamenti. Abbiamo visto come subito dopo ci sono stati i mercati finanziari che ne hanno risentito, il crollo dei mercati. Successivamente abbiamo avuto il passaggio, la gente era a casa, ok? E quindi questa emotività che ha cominciato a venire fuori contemporaneamente, quindi abbiamo detto crisi sanitaria, finanziaria, economica. Adesso siamo nel momento in cui ci si preoccupa proprio dell'aspetto più economico e guarda caso la cosa va avanti e molto probabilmente ritorneremo ad avere una situazione delicata da un punto di vista sociale e sanitario. Prova a pensare che solo qualche giorno fa è uscito fuori la notizia che da un'indagine dell'Associazione Nazionale degli Psicologi è venuto fuori che il 63% delle persone stanno soffrendo momenti di ansia, stanno un momento chiedono ansiolitici, non riescono a dormire, quindi l'ansia sta salendo. Quindi per farvi capire come da un momento, avevamo la crisi sanitaria, abbiamo vissuto tanti cambiamenti per tornare poi di nuovo allo stesso punto di partenza, con sfaccettature diverse. Ho voluto farti questo esempio perché è molto importante che tu comprenda bene che quando abbiamo a che fare con un cambiamento, abbiamo sempre a che fare con un processo. Il processo può essere fatto di momenti che possono essere cercati, quindi posso essere io che sto cercando un momento di cambiamento, oppure posso subire il momento del cambiamento, ma non importa, perché poi dovrò vivere, cercare di vivere al meglio e di gestire soprattutto tutte le varie fasi. Prova a pensare, io ambisco tantissimo a cambiare lavoro, cambio lavoro e improvvisamente mi troverò a che fare. Cambiare ufficio, cambiare i miei colleghi, a cambiare capo. Se sono un capo, mi troverò ad avere nuovi collaboratori, una nuova struttura da gestire e magari sono anche contento, sono felice, ho migliorato la mia situazione, ma non c'entra niente, perché poi in realtà la gestione di questa fase di cambiamento avrà un grande impatto su di me se non lo so gestire. Allora, andiamo avanti e guardiamo un'altra slide molto molto importante. E ti chiedo, ti è mai successo di vivere questo, di vivere un cambiamento e di avere delle domande, delle titubanze o qualcosa che ti frena completamente? Questo succede perché tendenzialmente il cambiamento fa paura, il nostro cervello mette i piedi, la nostra mente non ama il cambiamento, perché non ama le differenze. Tutto quello che è differenza ci fa subito fermare, ci fa subito rallentare. Qual è il problema? Qual è il rischio? Ti faccio un esempio. Se tu ti trovi in un bosco e c'è un tubo per terra, appena lo vedi non penserai a un tubo. Appena lo vedi penserai a un serpente. E per fortuna, perché questa modalità, questo funzionamento del nostro cervello ci ha portato poi all'evoluzione. Ma è un problema, perché se davanti al cambiamento io mi focalizzo solo sui problemi, ecco che poi il mio cervello li enfatizza, li fa diventare sempre più grandi, perché poi scoprirai nella prossima lezione come la nostra mente mente, se non la sai gestire, se non la sai guidare. Quindi devi sapere che è normale, se davanti a un cambiamento ti senti un pochettino frenata, ti senti un pochettino frenato, hai delle titubanze, stai tranquilla perché è normale. Assolutamente tutto, tutto, tutto normale. Andiamo avanti. Questo è un concetto fondamentale. Questo è veramente un concetto fondamentale, perché quando
Ricordati il cambiamento, l'abbiamo visto nella slide di prima, il cambiamento porta sempre a un'evoluzione, se lo sai gestire, porta sempre a un'evoluzione. Il cambiamento ci rende più forti. Quindi è molto, molto importante affrontare questo cambiamento. Ogni volta che ti trovi ad affrontare un cambiamento è molto importante partire con questa mentalità. Dire, ok, devo affrontare questo cambiamento, ma quando avrò finito sarò più forte. Non so se è capitato anche a te di vivere dei momenti delicati della tua vita, dei momenti che se ti vengono in mente adesso li senti dentro di te. La pancia si stringe perché li stai rivivendo. Però, visti oggi, dici, beh, questo cambiamento magari ne avrei fatto anche volentieri a meno. Però. Oggi è meglio. Quindi abbiamo incominciato a vedere un po' di cose. Adesso mi fermo un secondo per vedere di ritrovare un po' di domande, se la chat si è sbloccata. E ricordati, il cambiamento porta sempre delle opzioni. Qualcuno mi chiede quanto contano la cultura e la spiritualità per cambiare? Dipende. Dipende. Se sono chiuso nelle mie credenze, se ho i piedi nel mio cemento, nelle mie credenze, e non ottengo dei risultati, beh, anche in questo caso la cultura non serve, perché non è importante sapere tante cose, bisogna essere in grado di saper gestire bene le fasi di cambiamento. E io quello che vedo è che paradossalmente spesso le persone che hanno una cultura maggiore sono quelle che poi davanti ai cambiamenti sono quelle che fanno più fatica. Perché molto, molto spesso, non dico che sia sempre così, e qui che siamo un'aula in cui queste cose le sappiamo, gestire quell'amichetto che chiamiamo ego non è sempre così facile. Quindi a volte la cultura è importante, ma per gestire un cambiamento non è un ottimo punto di partenza, nel senso che è un elemento che magari ti può aiutare, se sei flessibile, consapevole, ti può aiutare molto. Questo è Felice, grazie Felice che mi hai messo il tuo nome e mi scrive: ciao, sono Felice, penso che il cambiamento sia emozione, eccolo qua, e sia una delle cose che fa paura, la paura di emozionarsi. Guarda, lo vedremo Felice nella prossima coaching, nella prossima lezione. Devi sapere che la gestione degli stati emotivi è la cosa più delicata. È la cosa più che devi sapere, che dobbiamo tutti saper gestire al meglio, perché se non sappiamo gestire le emozioni, ci faremo vivere dalle emozioni. E quando ci facciamo vivere dalle emozioni, è sempre, sottolineo, sempre un problema. Anche quando viviamo delle emozioni bellissime, perché noi dobbiamo in realtà vivere le nostre emozioni e non farci vivere dalle emozioni. Un altro amico, amica, mi scrive: se dopo, vediamo un po' se faccio così. Se dopo quattro persone incontrate con riscontri fallimentari, credo dipenda solo dalle aspettative che noi riponiamo negli altri, invece di riporre tutta la nostra fiducia in noi stessi. Vero, noi dobbiamo mettere tanta fiducia in noi stessi, ma visto che ci dobbiamo interfacciare con le altre persone, potresti provare, io mi metto molto in discussione, come a fare quello che dicevo prima. Quattro persone sono fallimentari. Quattro esperienze fallimentari. Prova a fare il discorso che abbiamo fatto prima. Fermati un attimo e guarda tutto quello che ha funzionato. Guarda quello che non ha funzionato in queste storie fallimentari. E vedrai che probabilmente troverai la soluzione. Certo, dovrai fare magari qualcosa di diverso, perché solo facendo qualcosa di diverso si possono ottenere
dei risultati assolutamente diversi. Qualche altro amico mi scrive: ognuno deve trovare la propria chiave. Il modo di sentire è differente per ciascuno di noi. Si entra in se stessi proprio per questo. Bravo, brava, è assolutamente vero. Quando nella slide di prima ho scritto imparare, è proprio questo il discorso. Dobbiamo guardarci dentro. Guardare, vi faccio un esempio. Lo sapete che la maggior parte delle persone, ma vi sto dicendo, il 95% delle persone che si rivolgono a me, quando arrivano, non sanno quello che vogliono, sanno quello che non vogliono. Solo che non è importante sapere quello che non vuoi. È molto importante, lo dico anche a tutti quelli che mi scrivono, sapere dove vuoi andare tu, che cosa è importante per te, perché molto spesso ci troviamo in situazioni che non abbiamo scelto, ma alcune le possiamo cambiare, altre magari non le possiamo cambiare, se non le possiamo cambiare vedremo nelle prossime lezioni come possiamo cambiare la nostra percezione di essere. Però è molto molto importante capire che il primo passaggio è entrare dentro, entrare qui, senza giudicare. E quando si guarda qui dentro, spesso si vede anche delle cose che non abbiamo fatto bene. Ma non ce ne frega niente che non le abbiamo fatte bene. Pazienza. L'importante è non andare in giro a fare sempre gli stessi errori. Perché se combinerò sempre le stesse cose, avrò lo stesso linguaggio, lo stesso atteggiamento, lo stesso comportamento, è molto probabile che al di là della sfera in cui questo cambiamento avviene, il risultato non arriverà. Quindi imparare, cambiare per migliorare. Voilà, c'è un'altra amica che mi scrive, o amico, pratichiamo yoga della risata per combattere l'ansia. Abbiamo le soluzioni a portata di mano. Fantastico, fantastico. Sapete che le persone pensano che un coach stia sempre bene, che un coach non abbia problemi, che un coach, le giornate del coach sono tutte bellissime, sono tutte a colori, tridimensionali, fantastiche. Non è così, perché per fortuna siamo degli esseri umani. Bene, vi svelo un segreto. Ci sono delle mattine che mi alzo, per fortuna poche, perché anche faccio un lavoro che mi piace tanto aiutare le persone, mi piace tanto vedere la loro trasformazione, mi piace vedere delle persone che magari sono anni che non ottengono risultati e poi lo ottengono. Però ci sono delle mattine che mi alzo e non ce n'è proprio. La luna, com'è che dite? È storta, ma proprio storta, storta, storta. Sapete cosa faccio? Vado su YouTube, ho dei miei comici che mi piacciono e mi metto su degli spettacoli, delle clip, perché ridere. Chi mi ha scritto ha proprio ragione, ridere fa proprio bene. Perché, vabbè, tante cose le sapete, ma scopriremo anche nelle prossime lezioni come la risata innesca tutto un processo biochimico per cui fa proprio tanto tanto. Ok, andiamo avanti. La chat si è di nuovo bloccata, quindi va e viene. Direi adesso, visto che abbiamo parlato di risate, vi faccio sorridere. Allora, io mi sono trovato a presentare una coaching, una sessione di coaching, 600 persone, era uno speech sul cambiamento e mi sono presentato sul palco così, la faccio vedere bene. Mi sono presentato con una banana in mano. In prima fila, immaginate, multinazionale, 650 persone più o meno, tutto lo staff dei capi davanti, tutti i miei committenti davanti, presidente, CEO, CFO, tutti lì, tutti messi lì, che hanno visto questo ragazzo di Aosta
che gli aveva detto, che era quello di prima, vi ricordate, quello che parlava con gli stambecchi e le marmotte, che si presenta con una banana. E parlavo di cambiamento. Non vi dico il mio staff, si è messo lì come un plotone di esecuzione, non voleva farmi salire sul palco con questa banana. Però la domanda che ti faccio è, perché una banana? Perché ho parlato di una banana? Perché sono andato su con una banana? Prova a pensare, come apriamo noi le banane? C'è il picciolo, c'è la banana, poi c'è il picciolo, noi ci mettiamo lì, sforziamo, sforziamo. E a volte non si apre la banana. La banana non si apre, non si sbuccia, non si apre, non si sbuccia. Quindi continuiamo imperterriti. Quindi questo già ti fa pensare con quello che abbiamo visto prima, no? Non impariamo, continuiamo a fare le stesse cose. Poi ci ingegniamo, diciamo, bah, aspetta che prendo un coltello, taglio un pochino e a volte si rompe, a volte no, però tendenzialmente al limite do un colpo secco e si rompe. Perché ho usato questa metafora della banana? Per un motivo molto molto semplice. Se vuoi gestire il cambiamento, se vuoi gestire il cambiamento, devi imparare da chi ne sa, da chi è un esperto di cambiamento. E per le banane, i più grandi esperti di cambiamento sono le scimmie. Come aprono le scimmie, come sbucciano le scimmie e le banane? Al contrario, le aprono da sotto, perché da sotto si aprono sempre. Questa è una metafora potente perché ti voglio dire proprio questo. Come ci diceva prima l'amico, che ha detto che bisogna guardarsi dentro, quando si affronta una fase di cambiamento è molto molto importante anche guardare le cose da un altro punto di vista, no? Prova a pensare, se tu guardassi un foglio bianco, con gli occhiali che vedi, gli occhiali con le lenti gialle. Come sarebbe questo foglio? Lo vedresti giallo? Ma è veramente giallo? Oppure se tu guardassi un cielo terso, bello, blu, lo vedresti verde? Ma è veramente verde? Ecco perché è importante fermarsi, perché bisogna togliere gli occhiali e cercare di osservare senza giudizio le cose come sono, cioè regalarsi la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. È un po' questo il concetto, regalarsi l'occasione di guardare le cose da un altro punto di vista. Perché solamente se tu guardi le cose da un altro punto di vista riuscirai a vedere cose che non hai visto, nuove opportunità, soprattutto nuove soluzioni. Le soluzioni le vedi solamente se guardi le cose da un altro punto di vista. Ok? Allora, vediamo se si è riaggiornata la chat. La mia chat è bloccata, non so per quale ragione. Non riesco proprio sentire le vostre, da leggere le vostre domande. Mi scuso di questo, come vi dicevo, è la prima volta che utilizzo questa piattaforma. Come vi dicevo, non è un problema perché scrivetemi nella mail qui sotto e vi risponderò personalmente. E poi prenderò magari anche qualche domanda e la tratterò poi nella seconda sessione. Allora, volevo portarvi a ragionare su un altro concetto molto molto importante. È molto importante, come vi dicevo prima, mettere in atto tutte le cose che noi sappiamo. È importante che tu utilizzi tutte le strategie, tutte le cose che vediamo. Nelle prossime sessioni ti anticipo già che ti consiglierò di fare degli esercizi,
per cui carta e penna, sono esercizi che potrai fare successivamente alla nostra sessione, in modo tale che potrai sfidarti in qualche modo e permetterti di giocarti le carte migliori per il tuo cambiamento. Purtroppo, come dico, la chat non mi dà tanta soddisfazione, però questo non è un problema, la risolveremo per la prossima volta. E mi spiace che non riesco a rispondere come avrei voluto tutte le vostre domande. Non mi resta che quindi cominciare a chiudere la mia prima lezione. E che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire questo. Quali sono gli argomenti che abbiamo intravisto oggi? Abbiamo visto diverse cose. Primo concetto, me li sono scritti per essere sicuro di non dimenticare. Il primo concetto è la consapevolezza. La consapevolezza è una cosa fondamentale che, se ricordi bene, va sempre di pari passo con la flessibilità. Quindi consapevolezza e flessibilità sono assolutamente importantissimi. Secondo aspetto, guarda il cambiamento per quello che è una grande opportunità di miglioramento. Non avere timore se per caso hai un po' un freno al cambiamento, se ti senti un po' frenato, ma va tutto bene, non è un problema. Ricordati, il cambiamento ha sempre delle grandi, grandi opportunità. Per poter sfruttare al meglio il cambiamento è necessario la triade, te lo ricordi? Imparare, quindi guardare, osservare. Guardare cosa ha funzionato e replicarlo, guardare quello che non ha funzionato e non farlo più, se no i risultati saranno sempre gli stessi. E poi ricordati che il cambiamento è un processo, non è un evento. Quindi quando ti trovi ad affrontare una situazione di cambiamento, ricorda sempre che ci sono tanti aspetti che devi prendere in mano. Non focalizzarti solo su uno, perché se ti focalizzi solo su quell'aspetto, perdi il contesto generale. Okay? Quindi questo è un altro aspetto molto molto importante. E poi avvicinati al cambiamento con una certezza. Il cambiamento ti rende più forte. Il cambiamento ti rende sempre, sempre, sempre più forte. Quindi questo è un aspetto molto, 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 molto importante. Allora, qualcuno mi scrive che si è appena collegata, ti do il benvenuto, ma potrai, come dirò poi dopo, vedere poi la lezione anche su YouTube, quindi non è assolutamente un problema. Concludo, il nostro aereo ha già tirato fuori il carrello, è stato un volo che ha avuto qualche scossone, prima non si sentiva il microfono, poi quando mettevo le slide non si sentiva, ma questo è il bello, è proprio, bisogna essere molto flessibili davanti alle cose che abbiamo visto oggi. Vi ringrazio, grazie di aver partecipato, vi ringrazio per me, vi dirò, è stato molto bello, io amo parlare del cambiamento e non so se l'ho detto all'inizio, io sono in una stanza a casa mia da Aosta, che è la mia Batcaverna. Avete presente Batman? Lui aveva la sua Batcaverna e anche io. Il vostro coach ha la sua Batcaverna. È una stanza in cui non entra praticamente nessuno. L'unico che entra è mio figlio. È il tigrotto, quindi ha la facoltà di entrare perché facciamo anche dei lavori assieme. Ma è un mio posto sacro, quindi ho voluto farvi entrare nella mia Batcaverna perché io credo molto in questo progetto, è un progetto veramente importante, del quale, come spesso accade, è un cambiamento, anche questo, una cosa nuova, e ognuno di noi, perché anch'io quando posso seguo le lezioni degli altri docenti, tra l'altro. Fior fior di docenti, a parte me, ma tutti gli altri sono fior fior di docenti che sicuramente mi daranno dei grandi contenuti. E sicuramente c'è veramente tante cose da scoprire, tante cose da imparare. Per quanto mi riguarda, volevo ringraziarvi tutti perché siete stati con me nella mia Batcaverna.
Ripeto di nuovo, chi non avesse trovato risposta alla sua domanda, mi scriva qui sotto, ok? A info@piervicari.it vi risponderò. E do il benvenuto anche a chi guarderà questa live in differita. Anzi, l'invito che ti faccio è di riguardartela questa live. Riguardatela perché sicuramente magari qualcosa lo hai perso. E vedi, quando si lavora con me c'è un livello conscio, ma ce n'è un altro più profondo. E sicuramente guardandola magari una seconda volta, vedrai che alcune dinamiche che magari ti toccano più nel profondo ti verranno fuori. Cercatemi sui social, perché è un altro modo per stare in contatto con me, anche per i post che faccio, sono sempre dei post che vengono ritenuti molto interessanti, sono degli spunti di riflessione. Io dico sempre che tutto quello che faccio è semplicemente per accendere per dare un incentivo a quella fiamma che brilla dentro di voi. Per alimentarla. Quindi anche questo tutto il lavoro che faccio sui social possono essere degli ottimi spunti di riflessione. Vi anticipo quale sarà l'argomento della prossima lezione, della prossima coaching. Sarà il freno al cambiamento. Quindi un argomento decisamente molto molto interessante, perché anche lì, come vi dicevo prima, scopriremo quelle viperette che sono lì intorno, che girano soprattutto nel nostro inconscio, per poterle gestire al meglio e per far sì che finalmente ognuno di voi, chi già lo sta facendo bene, lo farà meglio. Chi magari ha un po' di difficoltà a gestire il cambiamento, lo saprà fare anche lui molto, molto, molto bene, per come dico, vedere queste viperette e scansarle e quindi gestire al meglio tutte le varie fasi di cambiamento. Che dirti? Grazie ancora, alla tua felicità e a presto. Ti aspetto nella prossima lezione. Buon tutto per la tua vita. Ciao, a presto.